Okay. Libri TV, Riccardo Cristiano, Soveria Mannelli, siamo in compagnia dell'avvocato Giuseppe Pascuzzi che è sindaco di Soveria Mannelli e che anche lui è qui appunto per scongiurare la chiusura di alcuni reparti o soprattutto dell'ospedale di Soveria Mannelli per dare appunto un sostegno. Come mai si è arrivati fino a questo punto? Ma guardi, secondo me c'è un pochino di qualche equivoco generato dal discorso dell'approvazione del decreto Scura di qualche giorno fa. Questo decreto sostanzialmente cosa fa? Aggiunge dei posti letto in più per il nosocomio montano di Soveria Mannelli, così come si preoccupa di riallocare dei posti letto per post-acuzio, lungo degenza e riabilitazione nell'ambito dell'intera rete ospedaliera. Oggi ovviamente l'occasione è data dal fatto che in questo decreto si ripropone la stessa minestra del decreto Scopelliti sul fronte della riorganizzazione della rete ospedaliera. Questo implica una suscettibilità da parte dei cittadini che non vedono ancora quel passo in avanti che dovrebbe consentire, diciamo, una rimodulazione dell'offerta sanitaria soprattutto per le zone interne, e questo è il motivo dell'incontro di oggi. Ovviamente salutiamo con estremo favore tutte le iniziative che sono dirette nel senso di sollevare l'attenzione e mantenere viva l'attenzione. Come istituzioni, quindi come 24 sindaci del Comprensorio del Reventino, ci siamo accordati con il Presidente Oliverio, con il Presidente della Giunta regionale, con il Vicepresidente Ciconte che stamattina è stato qui all'ospedale, con il Presidente del Consiglio Scalzo, con la Giunta regionale nel complesso che giorno 15 visiterà ufficialmente l'ospedale, proprio per la predisposizione di un documento tecnico che costituisca una proposta spendibile, sostenibile, diretta ad integrare il modello organizzativo di ospedale di zona montana, perché così com'è non funziona. Cioè, non è che non siamo soddisfatti noi e per motivi campanilistici ci poniamo il problema per motivi di consenso elettorale, è che proprio non funziona. Leggendo l'articolato del commissario, del decreto commissariale, con l'ausilio del personale tecnico che è in grado di leggere meglio di noi questi documenti, siamo arrivati alla conclusione che non è un modello funzionale. Quindi si parla di ottimizzazione dei servizi fondamentalmente? Quello che chiediamo, però ovviamente c'è da fare un'altra precisazione, noi chiediamo l'implementazione del pronto soccorso con i servizi, le consulenze di cardiologia, di radiologia, del laboratorio analisi, il presidio pediatrico, vogliamo i servizi di carattere ospedaliero che sostituiscono l'assenza dei reparti, sempre di cardiologia, radiologia, il day hospital pediatrico che è fondamentale per le nostre zone e ovviamente tutti i servizi che sono connessi all'erogazione di un servizio di emergenza in pronto soccorso. Un pronto soccorso senza le consulenze specialistiche non può funzionare, consulenze da erogarsi H24, quindi è questo che serve, dotazioni tecnologiche adeguate a dare queste risposte, personale medico adeguato a dare queste risposte, questo in una situazione organizzativa che le debba prevedere queste cose, non devono essere lì appese ad un nulla, e questo è quello che noi vogliamo fare. Ovviamente nel 2010, quando si operava sulla sanità con la Scura e Scopelliti, non la Scura del commissario Scura, in quel momento non c'era un vuoto normativo e il potere era in mano al commissario e alla giunta regionale, anche se esercitati in qualità di commissario ad acta e con la supervisione dei tavoli tecnici interministeriali Massicci, Palumbo e la Guardia di Finanza. Oggi i limiti in cui ci muoviamo noi sono molto più angusti, perché c'è un quadro normativo anche nazionale di riferimento, che è il Patto della Salute 2013-2015, recentemente approvato, poi impugnato in Consiglio di Stato, riapprovato nelle stesse modalità successivamente, che ci mette in condizione di oggi di dover trovare una soluzione tecnica che risponda non solo alle esigenze del territorio, ma che sappia incardinarsi in quegli standard, in quei parametri previsti dal Patto della Salute. E questo è il contesto in cui ci muoviamo. Ovviamente ben vengono le iniziative che vengono dal basso, dai comitati e tutto il resto, ma la vera partita si giocherà a livello, che si sta giocando a livello istituzionale, e in questo abbiamo chiesto ed ottenuto il supporto del Presidente Oliverio, della Giunta regionale, di tutte le massime deputazioni per avere un supporto in questo discorso.
Serietà e responsabilità vogliono che si debba lavorare a coniare questa proposta. Ora, in termini generali, noi sappiamo, vogliamo i servizi, vogliamo l'implementazione del pronto soccorso. Ovviamente, tecnicamente, come questo si debba e si possa dire, è una cosa che stiamo vagliando, proprio per evitare che sia una proposta fatta fino a se stessa. Quindi, ripeto, non c'è da fare nessuna passerella, c'è da ottenere un risultato. Perfetto, io ringrazio il sindaco di Soveria Mannelli, l'avvocato Giuseppe Pascuzzi, e auguro anche a lui un buon sit-in e comunque che una risoluzione del problema si abbia nel più breve tempo possibile. Grazie ancora, sindaco. Sì, grazie a voi.